Quanti anni ha? 84 e mezzo. Questa è la mia scuola. Lui è Ivo Mancini, imprenditore vulcanico che fa macchinari per la conceria vicino ad Empoli, un piccolo impero nato dal nulla che oggi ha 13 milioni di euro di fatturato e da anni il suo unico pensiero è quello di insegnare il mestiere ai giovani, non sui banchi di scuola, direttamente in azienda. La scuola, così com'è, giusto, per me è una fabbrica di disoccupati, perché li porta a un'età che parlare il mestiere diventa sempre più difficile. Soprattutto quello di addetto meccanico, è così che ha deciso di aprire un corso coorganizzato con l'agenzia accreditata Forium, investendo ben 3 milioni di euro per creare un'azienda che produce pezzi meccanici. È un'altra ditta che lavora per la mia ditta e mi dà modo di insegnare anche a giovani. No, no, vieni qua, vieni qua. Che hai imparato in 5 anni a scuola? Poco o niente, si può dire. Insomma, secondo Ivo il problema è il tipo di istruzione, troppa poca la pratica, troppo lontana dalle esigenze delle imprese e per questo le aziende non trovano giovani da assumere. Io sono già tanti anni che vado alle scuole a cercarli, ma non ci sono. La mia vecchia scuola si parlava, insomma, stava sempre sul banco, il laboratorio ci stava poco, ho scelto questa scuola qui. Quindi hai lasciato la scuola, diciamo, pubblica per iscriverti a questo corso? Sì. Al corso partecipano 12 studenti, sono al secondo dei 3 anni in programma. Speri di trovare un lavoro? L'ho già trovato e da gennaio dovrei partire con la nuova azienda, insomma. Quanto guadagnerai? Cifra esatta non lo so, però insomma intorno ai 2000 euro. Ma la battaglia di Ivo non finisce qui. Ha scritto una lettera proprio al Presidente della Repubblica Mattarella per chiedere che gli istituti tecnici vengano riformati. La politica è stata un po' assente. Può darsi una parola sollecitato questo problema, spiegato o suggerito dal nostro caro Presidente a chi di dovere, si potrebbe arrivare a una conclusione un pochino più positiva di quello che ha avuto fino ad ora.